Buonasera e benvenuti al nome del Centro Studi Dorati. Prima di cominciare vorrei ringraziare la Facoltà di Scienze della Formazione per il contributo nella realizzazione di questo evento. Questa sera parleremo di storie di frontiera, di diversità culturali e di solidarietà. Negli ultimi decenni migrazioni e guerre ci hanno portato drammaticamente in rapporto con l'altro, quindi colui che abita in un villaggio differente, legge il mondo con altri occhi, parla anche un'altra lingua e invoca Dio con un altro nome. E l'incontro appunto fa emergere queste differenze e mette alla prova le identità personali e collettive. Appunto i migranti, quelli che noi chiamiamo stranieri, extracomunitari, costituiscono uno degli esempi più dirompenti di questa alterità. E sono differenti quindi per cultura, per lingua, per religione, ma anche per esigenze di carattere sociale. Provengono spesso infatti da situazioni estremamente drammatiche come le guerre, la fame, e il sottosviluppo, la discriminazione. E loro arrivo in Italia, appunto la loro presenza, ci spingono ad interrogarci appunto sulla nostra reale disponibilità a concedere spazio all'altro, sul nostro concetto di solidarietà, sulle scelte della politica interna, internazionale, sul nostro modello di sviluppo, sulla nostra religiosità. Per affrontare appunto il tema dell'altro in relazione a quello della migrazione abbiamo invitato Giampaolo Trevisi, qui accanto a me. Hola. Già dirigente dell'ufficio immigrazione della Questura di Verona e che ha raccolto appunto in questo libro dal titolo Fogli di Via una serie appunto di racconti che riguardano l'esperienza dell'incontro con molti volti e molte storie di immigrazione nel nostro paese. E inoltre abbiamo l'onore sempre di avere qui con noi stasera Jean-Lenoir Todi, congolese di origine, da 30 anni in Italia. Si è laureato a Roma in filosofia prima e in giornalismo dopo. È giornalista della RAI, scrittore, è stato assessore al Comune di Roma e da quasi un anno è il primo parlamentare della Repubblica Italiana di origine africana. E vorrei appunto ricordarvi uno dei suoi libri, comunque un libro in cui ha dato appunto il suo contributo, che si intitola Il problema dell'altro. Sicuramente questa sera ci parlerà anche di quello che ha scritto. E saluto in modo particolare il questore di Bologna, il dottore Luigi Marola, e lo invito ad introdurre la serata. Grazie a tutti voi per essere qui stasera. Io la ringrazio, vi ringrazio per questo invito, per essere voi spettatori qui presenti. Sono il questore di Bologna e prima però di essere questore di Bologna il questore di Verona. E quindi sono qui su invito di Giampaolo e dell'editrice di questo libro perché ho un po' svolto un ruolo che può servire per descrivervi una cornice in cui si vanno a sistemare i quadri che ognuno di questi racconti che Giampaolo Trevisi ha scritto sono stati delineati. Di libri scritti da poliziotti, oggi come oggi, ce ne sono tantissimi. Ci sono libri che parlano di ispettori, di commissari, più vari, e in genere però inclinano all'azione. Forse hanno qualche chance in più, gli editori li confidano delle maggiori possibilità di successo proprio perché sono stati scritti da poliziotti e pensano quindi che possano essere più verosimili. Però la costante comune è che sono dedicati a storie d'azione. Il libro invece di cui parliamo stasera, questa raccolta di racconti Fogli di Via, con l'azione
con il poliziesco in senso stretto non hanno proprio nulla a che vedere. Si tratta di racconti che portano e mettono in luce una parte del lavoro di ogni giorno di operatori della Polizia di Stato, che è un lavoro sicuramente oscuro, un lavoro che comporta questo confronto continuo con un pubblico che fino a qualche anno fa era del tutto esiguo e che negli ultimi anni si è cominciato a contare nell'ordine di migliaia e migliaia per ciascuna provincia italiana, con un impatto su queste province che è anche impari rispetto alle strutture di polizia che operano nelle province stesse, perché la polarizzazione del fenomeno immigratorio sulle varie province, a prescindere da qualche grossa area metropolitana, è avvenuta in virtù delle capacità economiche che quelle province avevano. Però è anche capitato che questa distribuzione sia estremamente anomala rispetto alle strutture degli uffici di cui erano dotate queste province. Per farvi un esempio pratico, a Verona, che è la città dove opera tuttora Trevisi e che costituisce lo sfondo di questi racconti, c'è un fenomeno immigratorio, c'è stato pari e forse anche superiore a quello esistente su Bologna. Il tutto però retto da una struttura di polizia molto più piccola di quella di Bologna, con degli affanni che sono stati veramente considerevoli. Io sono arrivato a Verona sul finire del 2003 e vi trovai una situazione disastrosa. Avevamo fuori dei cancelli della nostra questura file innumerevoli, immigrati che erano costretti per essere ricevuti il lunedì mattina a fare la fila sin dal mattino della domenica. Quindi una situazione veramente infame. E sulla quale pian piano ci siamo attrezzati per far sì che fosse sempre minore l'attesa di queste persone che bussavano alla nostra porta, per far sì che riuscissimo a risolvere i loro problemi in un arco di tempo che fosse il più breve possibile. Restava di fatto però che coloro che dovevano confrontarsi con questo pubblico ne vivevano, finivano col viverne e col condividerne questa situazione di estremo disagio. Fra l'altro, ognuno di loro, Trevisi in primis, aveva scelto di fare questa attività appunto per fare il poliziotto, non per fare l'impiegato e per giunta per confrontarsi con una situazione così critica. Quindi da questo stato ne è nato un sentimento sicuramente di forte disagio. Mi sono annotato due righe in uno dei racconti, Il vino magico. Non vi parlo del racconto, ma di poche righe dalle quali si può capire quale sia il disagio in cui ha dovuto vivere questo nostro personale, in particolar modo Giampaolo. Dice Giampaolo, dicono tutti che nel comandare ci siano oneri e onori. Io gli onori li ho conosciuti poco e gli oneri li considero parte integrante del mio lavoro quotidiano. Quello c'è che in termini puramente burocratici viene definito il mio dovere. E poi ancora, sempre parlando di questo suo ufficio, un ufficio con una nostra apparente poca organizzazione, dice Giampaolo, dove a bassa voce e senza offendere faccio di tutto
per ascoltare con attenzione. Cerco di spiegare le ragioni di piccoli fallimenti quotidiani, come provassi a piegare lenzuola appena lavate contro il vento forte di leggi e regolamenti e sotto le raffiche di mancanza di mezzi e di aumenti vertiginosi, anno dopo anno, del numero dei cittadini stranieri presenti sul territorio, mai seguiti da un proporzionale aumento dell'organico del personale, ormai sempre più sotto stress e stanco. Con queste parole quindi penso di avervi descritto, ma molti di voi hanno probabilmente anche vissuto dall'altra parte del banco dove si trovava Giampaolo questa situazione critica, sicuramente anche qui a Bologna. Quindi un lavoro veramente difficile, un lavoro in cui si è costretti spesso a svolgere l'opposto di quello che uno che sente veramente di fare il poliziotto vorrebbe fare, un lavoro in cui anziché dire di sì spesso si è anche costretti a dire di no, ma comunque è un lavoro che non può non coinvolgerti molto anche sotto il profilo penale, morale, perché non hai a che fare necessariamente con dei delinquenti, ma con gente che per l'appunto ha bisogno di questo tuo aiuto. E quindi proprio in questa situazione così negativa di estremo disagio però si è operata nel nostro ufficio a Verona una sorta di magia, perché a fronte di queste situazioni che di sicuro scuotevano gli animi e tanto più quelli dotati di particolare sensibilità, il nostro dirigente dell'ufficio immigrazione evidentemente per reagire a questa situazione che coinvolgeva tanto questa sua sensibilità a un certo punto ha fatto un po' mettere le ali alla sua fantasia, e da questo connubio di sensibilità estrema di cui sicuramente lui è dotato e di questa sua grandissima fantasia nascono molti di questi racconti. Sono dei racconti che partono da descrizioni tutte quante estremamente reali, delle descrizioni che sono un po' come la pista di un aeroporto in cui l'aereo del Trevisi le percorre tutte, le conosce asperità per asperità in ogni centimetro quadrato di questo asfalto e ce le fa conoscere dettagliatamente, precisamente, la confusione degli uffici, le strade d'inverno di Verona dove va ad operare, l'accampamento vicino alla discarica dei rifiuti, stiamo parlando ovviamente di uno dei tanti accampamenti abusivi strutturati presso dei greti di fiume, ce ne sono stati tanti qui a Bologna sulle rive del Reno, ne parlavamo prima con l'onorevole di quelli sulle rive del Tevere e così via. Quindi Trevisi ha conosciuto tutti questi elementi di grandissimo degrado, le percorre e a un certo punto però riesce a trovare una grande forza in questi suoi reattori di fantasia e le storie cominciano a volare. Cominciano a volare verso dei mondi irreali dove le sofferenze si trasformano in sorriso, dove degli occhi pieni di lacrime diventano pieni di luce. Ed è grandissima questa sua capacità di far vivere anche a noi lettori le sue emozioni di spettatore stupefatto di fronte a queste magiche metamorfosi. Il primo racconto di questo libro si chiama Il mondo nel cassonetto. A suo tempo ha vinto il primo concorso letterario che ha fatto il nostro giornale aziendale Polizia Moderna 2 anni fa. Ecco, questo è l'unico di cui vi anticipo la struttura, poi gli altri ve li andrete a leggere ovviamente se siete interessati. Nel mondo del cassonetto il povero Trevisi è costretto a fare uno dei tanti servizi che io ero costretto a mia volta a disporli a contrasto
dei venditori abusivi di merci contraffatte che si riunivano in una strada centralissima di Verona, che suscitavano quindi il fastidio, le ire pure dei ben pensanti locali, e quindi noi dovevamo fare questi servizi per allontanarli da questo posto. Quindi il povero Giampaolo, a prescindere dal suo lavoro ordinario, poi partecipava anche ai vari servizi di ordine pubblico, anche a questa tipologia di servizio, ne ha sicuramente diretto qualcuno, e quindi è qui la parte di assoluta realtà, cioè questo tipo di attività è perfettamente descritta nel racconto. A un certo punto in un vicolo prende ad inseguire un uomo che evidentemente era dedito a questo tipo di vendita. Quest'uomo sembra nascondersi in un cassonetto, anche Giampaolo lo apre, uno dei cassonetti dei rifiuti, peraltro erano cassonetti particolari molto grandi, che erano stati anche dipinti, fatti dipingere da bambini delle scuole elementari di Verona, ricordo. Quindi probabilmente questa immagine di colori legata al cassonetto è anche un po' proveniente da questo tipo di visione particolare. Quindi il fuggitivo finisce nel cassonetto, Giampaolo lo apre, si ci infila pure lui, e un po' alla Narnia o a racconti così di fantasia di questo tipo, va a finire in un mondo differente, in un mondo colorato, bellissimo, in un lago dove ci sono animali che si abbeverano, in un villaggio africano coloratissimo, dove però, ecco, su questo viaggio di fantasia va a toccare la realtà, il vissuto del fuggitivo. Ha la visione di sua moglie con un braccialetto di lacrime al polso, ha la visione dello sguardo, del sorriso dei suoi figli. Quindi attraverso questa operazione di fantasia lui realizza anche un'operazione che non è surreale come si potrebbe pensare, o come pure qualcuno forse ha descritto, ma è un viaggio di comunicazione verso altre realtà, verso le realtà di queste persone che sono venute da fuori, che sono approdate ad una riva in un luogo lontano, come poteva essere quella dell'Adige, come poteva essere questa di Verona. Il pregio quindi di questi racconti è, oltre che in questa capacità di comunicazione fra mondi, quindi ripeto, non di un reale su un surreale, ma una capacità di passaggio da un mondo ad un altro, c'è anche poi una grande capacità di cogliere attraverso questo connubio di sensibilità e fantasia anche degli aspetti poetici e di bellezza di questo mondo, che altrimenti potrebbe apparire brutto, oscuro, confusionario, pieno di ira, di gente che si lamenta. C'è per esempio un racconto bellissimo, Il suono della vita, no? Mi pare che si chiami, in cui all'improvviso, in un ufficio pieno di confusione, in cui dei suoi collaboratori si stanno lamentando perché a uno gli manca la penna, ad un altro la carta igienica, un altro ha bisogno di un'altra quisquiglia, a un certo punto c'è una bella ragazza di colore che ha un bambino al petto, sta lì ormai da un sacco di tempo, e quindi prende ad allattarlo. All'improvviso tutti si accorgono di questo gesto bellissimo che sta avvenendo in silenzio, e questo silenzio pervade la stanza, pervade l'ufficio in cui che ci sta descrivendo Giampaolo. E da questo silenzio, da questo seno che allatta, lui riesce a cogliere questo suono della vita. Quindi c'è una fantasia, questa di Giampaolo, che è sempre densa di colori, che riescono a ravvivare il buio di tante storie.
Vi parlavo prima di un accampamento sul greto del fiume, era un accampamento in cui una mattina, in uno di questi racconti, lui trova anche degli immigrati moldavi che hanno però avuto cura di una nidiata di gattini. E a un certo punto vedrà questi gatti colorati che vanno in giro per Verona con delle scarpette altrettanto colorate. Ci sono ancora quindi delle storie di amara realtà. Lui riesce a cogliere, a descrivere in maniera bellissima queste persone con cui ha a che fare. Voglio citare altre due righe, sempre proprio in questo racconto, cioè descrivendo i momenti prima del blitz da farsi in questo accampamento. Dice Giampaolo, a proposito di queste persone che dovranno incontrare, delle considerazioni che lui fa prima di partire con gli altri operatori, partono ovviamente all'alba per fare un'operazione di questo tipo. E dice: di solito chi ruba si sveglia molto tardi, indossa vestiti e scarpe molto costose, non ha calli sulle mani, vive in baracche sporche con dentro solo un materasso e un po' di refurtiva, e ha occhi senza luce e mai tristi. Chi lavora in nero si alza all'alba, ha calli duri come il marmo nei palmi della mano, ha vestiti sporchi di calce e sudore, ordinatamente riposti dentro valigie chiuse con lo spago. Vive in quasi capanne pulite, in cui neanche un pezzo di carta è fuori posto, e ha gli occhi tristi e pieni di luce. E forse queste capanne le lasciamo perdere poi, proprio proprio per questo motivo. Quindi, per chiudere, perché poi vi lascerei, insomma, con l'invito fortissimo a leggere queste storie che vi danno un buono spaccato di una polizia e di un modo di fare polizia, sicuramente di un poliziotto, insomma, sicuramente diverso, che però vi assicuro è una delle facce di questo nostro essere polizia, perché quella soltanto dei Rambo o di quelli che fanno l'inseguimento è sicuramente una parte, ma è una parte anche questa. Quindi vi ripeto, vi invito a leggere questi racconti per avere la possibilità di fare questi viaggi e di commuoversi insieme a Giampaolo. E l'ultima citazione vorrei farla in questa sua grande capacità appunto di farci condividere anche constatazioni amare, come amara quella più volte ripetuta nel libro 2, mi pare, quando fa questa constatazione sulle nostre borse, come le nostre borse siano cariche di niente e le loro, quelle degli immigrati, vuote di tutto. Grazie. Grazie a tutti, grazie al questore delle sue parole. Io ne ho fatte già diverse di presentazioni, questa sera sono un po' più emozionato rispetto alle altre volte. Però cercherò di dire in poche parole i motivi per i quali ho scritto questo libro e quello che dentro il libro spero ci si possa trovare. E tempo fa ho fatto un incontro con Don Ciotti e in questo incontro con Don Ciotti sono venute fuori due frasi. Una frase era che bisognerebbe essere ogni mattina che ci si sveglia analfabeti. Questo perché spesso ognuno di noi, credo, si sveglia con l'aiuto di giornali, radiogiornali, televisione, internet, convinto già di sapere tutto, insomma. E quindi se invece probabilmente ognuno di noi si svegliasse un po' analfabeta, probabilmente avrebbe voglia di imparare cose nuove. Ma l'altra frase che mi aveva colpito molto e che credo e che spero possa essere contenuta in questo libro, perché fra l'altro poi è una frase a cui sono molto legato perché da piccolo ero realmente strabico, è la frase che Don Ciotti dice che bisogna essere strabici. Strabici vuol dire avere un occhio che guarda sempre a noi, perché ovviamente è giusto controllare sempre il nostro operato in tutto quello che facciamo, nel nostro lavoro, nella nostra vita, ma un occhio che invece è rivolto sempre verso l'altra persona. E quindi,
apparentemente forse si è anche un po' meno belli quando si è strabici, io da piccolo appunto lo ero veramente, però aiuta sicuramente a vivere in maniera diversa e a lavorare in maniera diversa. Quello che infatti io spero possa venire fuori dal libro è ricordarsi che in queste storie ci sono esseri umani, e vi assicuro che in una struttura come la Polizia di Stato e come tante altre, il rischio è che proprio invece le persone possano diventare numeri, perché si rischia di diventare pezzi di carta all'interno di fascicoli e ci si dimentichi invece che c'è un nome, un cognome, una data di nascita, una storia. E questo parlo ovviamente di tutti i cittadini stranieri regolari, ma anche di tutti i cittadini stranieri irregolari, a me non piace la parola clandestino, ma anche di tutte quelle persone che non hanno un permesso di soggiorno e che comunque sono esseri umani. E questo, io ripeto, sembra una cosa scontata da dire, ma non lo è. Io all'ufficio immigrazione ci ho dedicato molto del mio tempo, ho perso praticamente i pochi capelli che avevo in testa, ho perso in parte molte delle mie speranze, ci ho guadagnato molto, ci ho guadagnato in termini umani, perché io ho girato praticamente un po' tutto il mondo parlando con i cittadini immigrati e anche con i cittadini immigrati che non avevano il permesso di soggiorno. Spesso ogni sera quando tornavo a casa mi andavo a rileggere la Costituzione, perché capivo che c'era qualcosa che non mi tornava, perché molto spesso la cosa che ogni mattina rendeva il mio lavoro particolarmente duro era il fatto che io ovviamente arrivavo alle 8 meno 5 in ufficio, alle 8 c'era già una fila di 200-300 persone avanti, fino a quando poi non si è cercato appunto in vari metodi di cercare di risolvere questi problemi della fila. E quello che mi succedeva è che ogni mattina dovevamo fare una triste priorità di quelle che erano le classifiche che noi dovevamo dare. Noi non potevamo dare l'urgenza sui permessi di soggiorno a tutte le persone che venivano a chiederla. E quindi noi davamo l'urgenza, un permesso di soggiorno a una mamma che ci diceva che il figlio aveva un tumore al cervello e non a una mamma che aveva il figlio con la broncopolmonite. E questo va sicuro che quindi ovviamente è un lavoro che logora e che distrugge infinitamente. In più la cosa che ogni volta mi faceva un'enorme rabbia era il fatto che spesso venivano da me cittadini extracomunitari, sul loro permesso di soggiorno avevano i propri figli di 14, 13 anni, 12 anni e non venivano iscritti ai campionati di calcio provinciali perché non avevano il rinnovo sul permesso di soggiorno. La cosa mi faceva particolarmente innervosire, considerando che non si sa come spesso in Serie A o in Serie B gente che guadagna 1 milione di euro al mese possa giocare con permessi di soggiorno o passaporti falsi, e invece questi bambini di 12 e 13 anni non potevano giocare nel campionato del loro quartiere. E questo, io ho detto giocare, io non ho detto lavorare, studiare, essere curati, io ho detto giocare, che credo che sia un verbo che in qualche modo, o comunque un'azione che in qualche modo dovrebbe essere garantita a tutti i bambini. In realtà questo purtroppo spesso non può succedere, perché ci sono la Federazione Italiana Gioco Calcio che per esempio anche con i bambini di 13 anni gli fa problemi soltanto per il tesseramento. E allora ho cercato in qualche modo di diventare strabico, no? di cercare di vivere queste storie. E di viverle queste storie e di attaccargli spesso un finale che era diverso da quello che succedeva nella realtà. Certo rimane il rammarico che il finale diverso lo so io, lo sanno quelle persone che vorranno in qualche modo leggere i racconti, non lo sapranno mai i cittadini stranieri che invece erano i veri protagonisti della storia e che spesso invece hanno trovato un finale sicuramente peggiore rispetto a quello che io ho descritto nel mio libro. Però quello che io cerco e spero possa venire fuori da questo è che ognuno di noi in qualche modo possa capire e cercare di capire che dall'altra parte c'è, ripeto, un essere umano, c'è una persona, con tutti i problemi poi che ne vengono fuori e soprattutto con le persone, anche quelle persone che vengono considerate tuttora irregolari. Noi molti anni fa, non c'era ancora il questore Merola, facemmo una mega operazione a delle quartiere di Verona, che sono una mega zona che erano appunto delle vecchie quartiere che adesso sono state distrutte. In queste quartiere voi dovete sapere che c'erano circa 300-400 persone che ci dormivano dentro. E ogni etnia aveva fatto una specie di via riservata a loro, quindi c'era la via dei Moldavi, la via dei Rumeni, la via dei Marocchini. Ovviamente ognuno aveva costruita la propria via a seconda di chi fosse più o meno bravo a costruire, insomma, con le proprie piccole piazzette dove si ritrovavano. Noi entrammo alle 5 di mattina con l'elicottero della polizia, unità cinofili, reparto mobili, d'accordo anche
con i servizi sociali e con la protezione civile, perché c'erano tanti uomini, donne, c'erano anche tantissimi bambini. Dopo circa 2 ore e mezzo che stavamo dentro e avevamo già radunato tutti da una parte gli uomini, le donne e i bambini, uscì da una specie di capanna una signora molto elegante, poteva essere mia madre in una serata di sabato sera. Era elegante, profumata, pettinata, parlava e capiva molto bene l'italiano. Io mi avvicinai e le dissi che insomma, che ci doveva seguire in un posto dove stavamo radunando tutti gli altri. La signora mi guardò anche male e mi disse: no, guardi che io devo andare a lavorare, io non posso fare tardi. E allora io feci presente alla signora: signora, guardi, forse non se n'è accorta, ma da circa 3 ore c'è un'operazione di polizia, c'è l'elicottero, ci sono i cani. E la signora mi ripeté di nuovo: no, ma io non posso, io faccio tardi, insomma. Poi dopo venne a sapere, a capire che questa signora lavorava come badante in una famiglia, in una casa di Borgo Trento, che è uno dei quartieri migliori di Verona, dove abitano le famiglie benestanti. E allora il problema che mi sono posto quella volta, che mi sono posto tutte le volte in cui ho incontrato cittadini clandestini, cittadini che non avevano il permesso di soggiorno, è sì la signora che non aveva il permesso di soggiorno, che comunque è un problema della nostra società. Ma il problema che mi sono posto io è come mai la famiglia benestante di Borgo Trento non si sia mai fatta la domanda di dove quella signora vivesse, di dove quella signora abitasse e da quale casa venisse. E la signora accanto alla sua mezza capanna non aveva un giardino o un balcone pieno di fiori, aveva un ammasso di rifiuti dove l'unica cosa vivente erano dei topi grossi così. E in quella signora cioè, viveva lì con suo marito e i suoi 2 figli. Allora il problema è che molto spesso non bisogna pensare soltanto al clandestino, perché ogni tanto purtroppo succede che compie un reato, ma bisogna pensare anche a tutti i clandestini che sono nascosti dentro le nostre case, che fanno le badanti, a tutti i clandestini che lavorano, io parlo della realtà di Verona, nelle cave di marmo della Valpolicella, o quando mangiamo fragole o pesche, bisogna ricordarsi che sono tutti clandestini o tutti cittadini stranieri quelli che vanno a cogliere queste cose, perché sennò non le potremmo neanche mangiare. Allora bisogna ricordarsi anche di questo, e allora bisogna probabilmente in questo senso essere strabici. Io da circa un anno non lavoro più all'ufficio immigrazione, sto alla squadra mobile. Di fronte al mio ufficio ci sono 2 ragazze che ormai da più di 15 anni trattano soltanto i reati legati agli abusi sui minori e alle violenze carnali. Nella maggior parte dei casi gli abusi sui minori sono compiuti, da quello che sto vivendo ultimamente negli ultimi anni, da cittadini italiani DOC. Anzi, io dico, stando a Verona, da cittadini padani proprio dall'inizio alla fine. E questo è l'ultimo caso che è venuto fuori di una famiglia adottiva, nel senso loro hanno preso questi 2 ragazzi dal Brasile e il padre ha abusato di questi 2 gemelli, un maschio e una femmina, e giocando anche ovviamente il vincolo psicologico di dire: io posso fare quello che voglio su di te perché ti ho portato via da un paese dove forse tu saresti morto di fame. Allora io, di fronte a queste realtà che sto vivendo e che comunque tutti noi viviamo in qualche modo, no? Direttamente o indirettamente leggendole sui giornali, la domanda che poi mi pongo è: chi è più clandestino? Perché allora per me è molto più clandestino il dirimpettaio che fa una cosa del genere rispetto al cittadino senegalese, tanto per citare un cittadino senegalese che invece è sì in nero, ma che lavora dalla mattina alla sera e alle 8 di sera si chiude in casa perché ha paura dei controlli di noi, della polizia, dei carabinieri, eccetera. A me fa molto più paura quel cittadino lì. Io non ho paura, o non devo essere particolarmente cattivo nei confronti del clandestino. Io vorrei essere cattivo nei limiti di quello che è consentito essere cattivo con chi sbaglia, non con chi è clandestino perché non ha in mano un pezzo di carta o di chi non ha in mano un rinnovo di un permesso di soggiorno perché ha molto tempo da aspettare. Questo vorrei che potesse venire fuori. C'è tanta gente in polizia che comunque la pensa in questo modo. Non sono una mosca bianca e le difficoltà sono tante da trovare. Io poi speranze non ne ho tante, nel senso che continuiamo a lavorare e ci aspettiamo ogni volta cambiamenti. E fra l'altro, anche quando parlo con persone che la pensano totalmente in maniera differente da me, soprattutto nella famosa Verona, insomma, dove voi sapete, allora io dico che anche in questo senso probabilmente se ci fossero soluzioni normative differenti che potessero garantire una tranquillità e una vita migliore a chi è regolarmente soggiornante, per esempio
lasciando fuori la Polizia di Stato da questa gestione di questo apparato burocratico, soprattutto per i cittadini regolari, allora forse la Polizia di Stato e coloro che collaborano con la Polizia di Stato potrebbero occuparsi di più di altri fenomeni, come per esempio dei clandestini che sbagliano e che delinquono, e i cittadini regolari che sono già qua sul nostro territorio potrebbero sicuramente vivere in maniera più facile, integrandosi veramente, perché poi quando si parla di integrazione bisogna ricordarsi che l'integrazione non è far venire una persona qui in Italia, poi improvvisamente farla entrare in una specie di ascensore magico che li fa uscire trasformati completamente, uguali, identici a noi, che possano pensare le nostre stesse idee, possano credere nel nostro stesso Dio, magari possano tifare anche la mia stessa squadra di calcio, ma sarebbe un mondo di una tristezza infinita. L'integrazione è questo scambio reciproco che ci deve essere fra queste persone, perché loro possono arricchire noi e noi possiamo arricchire loro, invece molto spesso no, noi vogliamo un'omologazione, ma che non è, credo, la strada che in qualche modo dobbiamo seguire. E allora è questo che spero che possa venire, e questo io ho cercato di farlo nei racconti, cercando di avere un occhio critico anche nei confronti di alcuni poliziotti o di parte della polizia che magari qualche volta può sbagliare. Io in un racconto parlo di un vero e proprio volo che ho fatto, da Milano sono atterrato a Crotone. A Crotone abbiamo caricato 40 cittadini egiziani che dovevano essere rimpatriati poi al Cairo. E da Milano io invece ero partito, perché dirigevo io il servizio, con 80 poliziotti. Di questi 80 poliziotti, 40 erano dei poliziotti tipo assistenti sociali, nel senso che erano poliziotti che facevano, come spesso capita, tante cose che andavano al di là del loro stipendio, del loro straordinario, di quello che è previsto secondo il nostro regolamento. Altri 40 poliziotti invece è stata una fatica incredibile portarli in viaggio, perché in realtà gli avevo detto che ovviamente nel viaggio da Crotone al Cairo dovevano tenere gli occhi aperti, perché era la situazione più delicata. Io in realtà, passando per i sedili, vedevo i cittadini egiziani con gli occhi sgranati che guardavano tutto a destra e a sinistra, e 40 poliziotti che dormivano tranquillamente. Gli avevo detto che appena scesi dall'aereo, sotto le ali dell'aereo, che è la zona più pericolosa in assoluto, non dovevano ovviamente fumare, e c'erano poliziotti, 40 poliziotti che fumavano, c'erano poliziotti che fumavano addirittura 4-5 sigarette insieme, tanto per far innervosire di più le autorità egiziane. Gli avevo detto che una volta entrati all'interno dell'aeroporto non sarebbero dovuti andare al duty free, perché non era una zona a noi consentita, e 40 poliziotti hanno fatto una corsa verso il duty free, perché dovevano comprare ovviamente le sigarette e qualche ricordino, come se avessero fatto un viaggio in Egitto. Quindi questa è la realtà che io ho vissuto, compresa di questi 40 poliziotti che stavano con me. Il finale, ovviamente un po' surreale, era il mio atroce dubbio di come poter spiegare ai miei grandi capi al ministero che in realtà io mi ero riportato 40 egiziani in Italia, avevo lasciato 40 poliziotti in Egitto, così imparavano per una volta come si potesse vivere e lavorare. Questo è stato uno scambio creato nel mio sogno, ed è uno scambio che avviene in un altro racconto, poi non ne parlo veramente più perché sennò poi nessuno se li prende gli altri. E questo invece parla di un racconto in cui io accompagno delle cittadine rumene. All'epoca le cittadine rumene non erano comunitarie, ed erano la maggior parte delle cittadine che si prostituivano sulle nostre strade, insomma, ai limiti della città di Verona. Carichiamo nei nostri pulmini queste cittadine rumene, le portiamo in questura. Io credo che la più grande avesse avuto 18 anni e 2 mesi, non di più, perché erano tutte all'incirca di quell'età. Le mettiamo su questi pulmini e dovevamo andare poi a Milano Malpensa per questo volo che li avrebbe riaccompagnati in Romania. Il viaggio che facciamo da Verona a Milano Malpensa è un viaggio atroce, perché a capo della spedizione, oltre a me, c'era l'ispettore Puddu, che era un mezzo pazzo, che cercava col pulmino pieno di queste ragazze di cercare di sviare e di andare oltre il traffico, che ovviamente di solito è la tortura di quell'autostrada. Quindi c'erano le ragazze che non vedevano l'ora, prima erano disperate perché dovevano rientrare in Romania, invece non vedevano l'ora di arrivare all'aeroporto pur di non affrontare questo pazzo dell'ispettore che guidava come un pazzo. Arriviamo lì all'aeroporto, aiutati dai colleghi della Polaria, eccetera, eccetera.
sistemiamo le nostre carte velocemente e mentre facciamo tutto questo ci guardano anche un po' schifati sia le ragazze e ovviamente anche noi poliziotti, perché insomma questi veramente non hanno niente da fare invece di andare a prendere i delinquenti più cattivi. Ci guarda un gruppo di milanesi che sono quelli che vanno alle Maldive e che sono già di per sé già abbronzati, perché ogni giorno vanno a farsi le lampade, non si capisce neanche perché vadano alle Maldive visto che sono già abbronzati, carichi delle loro robe, di tutto quanto. In realtà poi facciamo tutto così talmente velocemente che accompagniamo le ragazze sotto l'aereo, le facciamo salire velocemente, loro salgono. Alcune di loro avevano chiesto che gli fossero portati dei jeans perché non volevano arrivare nel loro paese con delle minigonne o degli stivali con i quali avrebbero subito riconosciute, e quindi salgono con i loro jeans, con le loro scarpe da ginnastica e salgono su questo aereo. L'aereo parte, aspettiamo il decollo perché ogni volta bisogna aspettare che l'aereo parta e prenda il volo. Fino a quando poi finalmente davanti a una pizza intorno a mezzanotte e mezza, quando potevamo cenare, mi chiamano i colleghi della Polaria e in realtà mi dice che per un tragico errore 40 cittadini milanesi già abbronzati erano finiti in Romania e invece le 40 cittadine prostitute erano finite alle Maldive per farsi almeno una settimana di riposo e di tranquillità. Però anche questo purtroppo è soltanto un sogno che ho inventato alla fine di questo racconto. La mia speranza qual è? Non lo so, io ho fatto tanti incontri anche con le scuole e nelle scuole dove sono andato, scuole medie, scuole elementari, ho visto un po' quello che vorrei che potesse essere il nostro futuro. Ho visto tante scuole dove ci sono ragazzi di tutti i colori, ho visto ragazzi di colore che parlano un veronese stretto che neanche io capivo, anche se ci sono da 13 anni. E questo io l'ho raffrontato rispetto a quando io, per esempio, andavo alle elementari, e non sto parlando di 200 anni fa, sto parlando di 30 anni fa, in cui il mio mondo si fermava alla Sicilia, alla Valle d'Aosta. Io quando facevo la quinta elementare entrò in classe un bambino siciliano e tutti a indicarlo, a dire: ah, guarda, è siciliano. In realtà invece questi bambini hanno la fortuna già adesso di capire nelle loro classi elementari che il mondo non si ferma alla Sicilia, alla Valle d'Aosta. Quando sono andato io un giorno c'erano sulle pareti della classe 1000 piantine di tutti gli stati del mondo, avevano portato da mangiare il couscous, avevano portato da mangiare 1000 piatti diversi, e allora questo probabilmente è il nostro futuro. E quando penso a questo, penso a un racconto che non è contenuto nel libro, ma che forse lo diventerà, e con il quale poi veramente concludo, perché sennò poi non mi fermo più. E questo racconto parla di un cittadino cinese che si presenta al nostro sportello, lo fa intorno alle 13:30, che è indubbiamente l'orario peggiore per presentarsi al nostro sportello, ma non decideva certo lui, perché alle ore 14 si dovrebbe andare poi a mangiare. Quindi, così come capita anche a noi quando andiamo all'ufficio postale, arrivare verso la chiusura dello sportello è in assoluto l'errore più grosso che si possa fare. Il cittadino cinese inizia a parlare con i nostri operatori. Lo sportello dell'ufficio immigrazione della Questura di Verona, tanto per rendere le cose un po' più complicate, fu purtroppo fatto molto alto. Quindi dalla parte nostra c'è una specie di pedana in legno che ci alza e ci fa lavorare seduti. Dall'altra parte, se uno non è tanto alto, purtroppo ci arriva a malapena. Quindi questo cittadino cinese non era molto alto e quindi a fatica cercava di spiegare lui delle cose e anche noi di cercare di fargli capire quello che volevamo. In realtà nessuno di noi ce la fa, proviamo in inglese, in francese con quelli che sono i nostri interpreti, nessuno di noi ce la fa. Il cittadino cinese è da che mondo è mondo l'etnia che veramente fa più fatica a integrarsi nella nostra Italia. Sono molto stretti fra di loro, hanno pochissimi collegamenti con l'esterno. Chi di voi ha letto Gomorra sa che ci sia la leggenda che ogni volta che muore un cittadino cinese ne venga sostituito subito da un altro, quindi in realtà i cinesi non muoiono mai. Comunque, di fronte a tutto questo, dopo circa mezz'ora, 40 minuti, stavamo ancora lì a cercare di far capire a questa persona che cosa mancava della sua pratica. Un poliziotto tira fuori una pistola, voleva uccidere il cittadino cinese perché dice: così, dottore, ce ne andiamo tutti quanti a mangiare, non ce la facciamo più. Fino a quando, dopo circa un'ora di un'impresa ormai sembrava impossibile, un bambino si arrampica praticamente sul nostro sportello, ed è un bambino come quello che si vede nei cartoni animati giapponesi, gli mancava solo la gocciolina di mocciolo sul naso. Guarda noi sorridendo, guarda il suo papà sorridendo e gli dice: papà, una malca da bollo da 14 euro, perché poi solo questo volevamo, una malca da bollo da 14 euro. Allora io credo, e questo spero possa essere il mio sogno, è che se in quello sportello dell'ufficio immigrazione si è capovolto il mondo, perché io ancora non ho figli, però so
perché mi ricordo, perché lo vivo con altri amici, che di solito sono i figli, no? A chiedere: papà, perché funziona così? Papà, perché si chiama così? Mamma, perché funziona così? Allora, se in quello sportello dell'ufficio immigrazione si è capovolto il mondo, e quindi è stato un bambino di 5-6 anni a tradurre al padre quello che gli mancava per la sua pratica, forse perché quel bambino frequentava una classe mista, e ripeto mista, cioè fatta da cittadini di tutti, provenienti da tutti i paesi del mondo, allora se questo bambino è riuscito a fare questo, vuol dire che forse un po' di speranza e un po' di ottimismo ce lo dobbiamo avere. Però il punto è che ovviamente i bambini, soprattutto quando sono molto piccoli, non attraversano la strada da soli, bisogna dargli la mano, vedere che non passi nessuno ubriaco o meno ubriaco e fargli attraversare la strada. E quindi credo che dare la mano a questi bambini vuol dire sperare che ci possano essere norme, regolamenti, leggi che in qualche modo possano aiutarli a fargli attraversare la strada e quindi a parlare tutte le lingue del mondo per un mondo che sia un pochino migliore di questo. E poi concludo veramente, giuro, poi non dico più nient'altro, e quando dico questo lo dico sperando che veramente le cose possano cambiare in tutti i sensi. E, è vero, io quando faccio incontri, oltre a questo concorso con il quale vinsi l'Africa in un cassonetto, fanno altri incontri in cui ci si incontra e vengono chiamati narratori in divisa. E sono incontri ai quali io di solito non vado quasi mai con piacere, perché mi fa un po' tristezza questi narratori in divisa, perché sembra, insomma, invece andiamo lì, di solito mi trovo con finanzieri, carabinieri e poliziotti che, come diceva giustamente prima il questore, parlano di tutti, però in realtà gli unici veri argomenti sono di solito i serial killer, quindi bisogna solo vedere all'interno di quel libro come quel serial killer abbia deciso di uccidere le persone o come quel serial killer sia stato ucciso. Quando in qualche modo inizio a parlare dei miei racconti mi guardano tutti molto strano, perché dice: no, ma non è normale questa qua, non c'entra nulla, perché non parla di violenza, non parla di cittadini stranieri, poi in più ne parla anche, cioè, in senso buono, c'è qualcosa che non va. Ecco, io credo che in questo libro, a parte i miei sogni, ci sia anche invece la violenza di norme, di regolamenti, di interpretazioni strane delle leggi, che forse sono anche più violenti di un cazzotto o di un pugno in testa, insomma. E allora per questo, insomma, uno se li deve leggere, perché possa capire che anche i poliziotti in fondo ogni tanto possano accorgersi di questa realtà e non vivano soltanto con il manganello o con i verbali per fare le multe. Grazie di tutto. Allora, buonasera, io ringrazio intanto gli amici del Centro Donati, e uno in particolare per i suoi inseguimenti sia telefonici che telematici. E saluto il signor Questore, saluto il funzionario Trevisi, e saluto tutti voi che siete sfuggiti alla morsa infernale di Sanremo, prima serata di Sanremo, siete sfuggiti alla morsa dei mezzi di distrazione di massa, proprio nel vero senso della parola, mezzi di distrazione di massa, ossia mezzi che traggono le persone accanto all'essenziale, proprio distrazione di massa. E quello che è successo la sera della morte della povera Ilvana sta lì a indicare, se ce ne fosse ancora bisogno, la potenza diversiva dei mezzi di comunicazione di massa. Quindi sono contento che siete qui, che siete numerosi, che siete giovani. E la serata è bellissima, i due primi interventi sono stati davvero molto belli. E ho un dilemma, ve lo devo confidare subito. Il primo dilemma, e questo dilemma consiste in questo: quando ho visto il titolo del vostro incontro, mi è piaciuto tantissimo, perché era un bel titolo che si dava possibilità di avere una serata sull'immigrazione diversa dagli altri, e io mi sono preparato in funzione di questo titolo. Non possiamo però fare finta di niente, che non abbiamo avuto, non stiamo avendo dei giorni estremamente difficili sul fronte dell'immigrazione. Giorni, settimane, mesi, forse anche anni, ma principalmente questi mesi
che secondo me sono quei mesi in cui la storia, la identità di un popolo può cambiare radicalmente. Che l'Italia, la popolazione italiana, l'opinione pubblica, le leggi italiane possono diventare diversi da quelli che siamo stati fino adesso. E poi c'è un motivo personale. Il Parco della Caffarella a Roma, il Parco della Pia Antica, sta proprio dietro a casa mia. E quindi mi sono svegliato stamattina con il ronzio dell'elicottero per lo stupro della ragazza di 14 anni che conoscevo, perché lo zio era uno degli assistenti della Polizia Municipale del Sindaco Veltroni, quindi una di quelle facce che io incontravo quotidianamente in Campidoglio. Quindi non possiamo fare finta di niente. Vi faccio una proposta: se ci sono domande sull'attualità, rimandiamoli a dopo, in modo da non cadere nella trappola di coloro che vorrebbero che noi di immigrazione parlassimo solo ed esclusivamente in termini di emergenza e in termini di sicurezza. Se facessimo quello questa sera, noi, mani e piedi giunti, cadremo in questa trappola e evitiamo invece il discorso di fondo che ci interroga, che ci provoca sull'immigrazione, sull'irruzione dell'altro nella nostra società. Questo mi pare più importante e penso che i primi due interventi hanno, sotto questo punto di vista, tracciato il solco di questo incontro, ossia quello che provoca l'irruzione dell'altro, l'epifania dell'altro, direbbero i filosofi dialogici ebraici, Buber, Martin Buber e Levinas, l'epifania dell'altro, quello che provoca l'epifania dell'altro nella mia società, nella mia vita, nella nostra organizzazione collettiva. L'immigrazione. Io sono convinto, e lo dicono le cifre, che l'immigrazione è un fenomeno che non è solo italiano, che non è solo europeo. Se facessimo stasera un elenco di quelli che sono i problemi più grossi che la nostra contemporaneità deve affrontare, accanto all'ecologia, accanto ai disastri ambientali, accanto alla crisi economica e alla ricerca di un assetto più equilibrato, accanto al problema della pace e della guerra, l'immigrazione è certamente tra i grandi temi epocali. L'immigrazione che ci parla del disordine geopolitico del nostro mondo, che ci parla delle gravissime, drammatiche sperequazioni economiche che esistono tra vari punti del pianeta. Quindi l'immigrazione come una specie di spia rossa che ci segnala che c'è qualcosa che non va nel motore di questa macchina chiamata mondo. E quindi un paese come il nostro, situato nel cuore del Mediterraneo, una delle porte dell'Europa, come possiamo pensare che tutto il mondo gira intorno a questo grande fenomeno epocale che è l'immigrazione e solo noi possiamo ritagliarci una specie di, come dire, isola felice dove l'immigrazione non ci raggiunge? Chi dice questo mente sapendo di mentire. L'immigrazione ci tocca perché è un fenomeno che tocca tutti, paesi del nord, paesi del sud, paesi ricchi, paesi poveri. Si parla addirittura di 190 milioni le persone che nel mondo oggi hanno lasciato il paese, il continente dove sono nati, per andare altrove. Il famoso sesto continente, che ha dato il titolo a una delle rubriche più famose di Nigrizia. Il sesto continente, degli uomini e delle donne derelitti che solcano i mari e gli oceani alla ricerca di un po' di pace e di un po' di dignità e un po' di pane, se possibile. La
migrazione come uno dei frutti avvelenati delle sperequazioni economiche tra il mondo dell'opulenza che spreca e butta e il mondo invece di coloro che vivono con meno di un dollaro al giorno. Con un aggravante della speculazione è che della globalizzazione è che chi banchetta, chi partecipa al banchetto, non si accontenta solo di banchettare, ma ha posto nella casa di coloro che non banchettano le immagini 24 ore del suo banchetto, con l'effetto travaso che voi potete immaginare. Platone direbbe: coloro che vedono solo le ombre delle idee nella caverna, presto o tardi andranno alla ricerca della contemplazione delle idee in sé. Al posto delle idee metteteci la ricchezza, l'opulenza, il consumismo e così via dicendo. Immaginate, sono stato in Algeria una settimana fa, dove si prende Rai 1, immaginate un algerino che vede ogni giorno che per una banale risposta del tipo quanto è bianco il cavallo bianco di Napoleone, uno guadagna 15.000 euro, che deve pensare l'algerino di questo paese? E che cosa fa se ha la possibilità di lasciare le sue condizioni di vita per andare verso quel Bengodi che è tale e che vuole presentarsi come tale agli altri? Perché questi programmi che noi mandiamo nel resto del mondo, mica mandiamo i programmi dei disoccupati che perdono il lavoro, non mandiamo mica la vita delle famiglie nei sobborghi di Roma, di Milano che fanno fatica, mandiamo di noi l'immagine più vincente, più ricca, più attrattiva. E queste immagini non possono non avere effetto sugli altri, su coloro che non hanno niente. Quindi siamo dentro l'immigrazione, perché il mondo sta dentro l'immigrazione, perché è la cifra della nostra contemporaneità. Allora teniamolo a mente come primo elemento di riflessione. Quando parliamo di immigrati che arrivano a Lampedusa, guardiamo l'immigrato singolo, come l'albero singolo, ma non dimentichiamoci mai la foresta dei problemi che ciascuno di loro si lascia a casa. Ciascuno di quei volti, ciascuno di quei corpi narra, racconta di un mondo impazzito per via della guerra, squilibrato per via di un'economia che non è stata in grado, pur avendo allargato la torta, di aumentare il numero di coloro che a questa torta hanno attinto. Ok? Quindi attenzione, gli immigrati ci parlano di noi, del mondo che abbiamo costruito, del nostro modello di consumo, dei nostri modelli di vita e così via dicendo. Quindi l'immigrazione come una lettura del mondo, come una narrazione drammatica del mondo. L'Italia, il nostro paese, l'Italia. L'Italia diventa paese di immigrazione in modo abbastanza tardivo rispetto alle grandi nazioni europee, per tanti motivi. Non abbiamo avuto una storia coloniale coerente, anzi, parlando della storia coloniale italiana, Angelo Del Bocca dice: l'unica cosa da dire sulla colonizzazione italiana è che era italiana. Quindi non abbiamo avuto una storia coloniale che ci avrebbe portato, come ha portato i francesi e gli inglesi, ad avere questa consuetudine di rapporti con i mondi extraeuropei. Ma soprattutto fino a ieri eravamo un paese che esportava manodopera. E vi esorto a leggere il libro di Gian Antonio Stella dal titolo Lorda, sottotitolo Quando gli albanesi eravamo noi. Una lettura illuminante. E quando qualcuno regala orologi d'oro ai deputati, mi piacerebbe un giorno, risparmiando abbastanza dopo un anno in Parlamento, regalare a tutti i miei colleghi, soprattutto del centrodestra, questo libro di Gian Antonio Stella.
illuminante sulla memoria storica di ciò che noi siamo stati fino a pochi decenni fa. E la riflessione che faccio è che quella memoria storica non può dirci nulla, non può non dirci nulla su ciò che stiamo vivendo oggi. Non c'è una famiglia italiana che non abbia un nonno, uno zio, un cugino in Australia, in Belgio, a Melbourne, eccetera, eccetera. Quei milioni e milioni di persone che attraversavano gli oceani attraverso i bastimenti devono poter dirci qualcosa sull'oggi, su questo rovesciamento di ruoli che ci vede in un ruolo diverso rispetto ai nostri nonni, ai zii, ai cugini. Quindi diventiamo un paese di migrazione in quegli anni là, 80, in modo sorniona. Mi ricordo 30 anni fa ci dicevano a Roma: lasciateci tempo per elaborare le risposte alla vostra presenza, dateci tempo. Per noi è un fenomeno nuovo, dateci tempo per, come società, elaborare le risposte sociali, normative, culturali, dovute alla vostra presenza. Questo tempo non solo è passato, ma è ormai siamo agli sgoccioli. La nostra società deve prendere atto definitivamente, in modo irreversibile, che siamo una società organicamente, strutturalmente, stabilmente società di migrazione. Non siamo più soli. L'irruzione dell'altro nella nostra società è un fatto destinato a durare, destinato a modificarci, destinato a cambiare in profondità la struttura sociologica e qualcuno direbbe anche la stessa essenza antropologica e culturale di questa città, di questo paese. È destinata a cambiarci intrinsecamente, ontologicamente, la nostra essenza. Non è una cosa passeggera. Ci svegliamo domani e l'incubo è finito, ci ritroviamo senza immigrati. Anche se penso che se continuassero queste politiche di esclusione sarebbe bene far sentire un giorno il brivido di una giornata senza immigrati. Ero sempre contrario a questa idea dello sciopero degli immigrati. Se continuano queste leggi così marcatamente separatiste, penso che un giorno dovremo arrivare a questa decisione, provare che cosa significa una giornata senza immigrati, nelle scuole, nelle famiglie, negli ospedali, nei cantieri edili, nella raccolta della frutta e così via dicendo. Ma non per lanciare una sfida, ma per far prendere la consapevolezza di un carattere strutturale dell'immigrazione, organico, fa parte di noi, sta dentro di noi. Come nasce il fatto che di questa presenza non abbiamo ancora preso atto e non riusciamo ad elaborare un modello italiano, una via italiana all'integrazione? È vero che è fallito l'assimilazionismo francese, è vero che è fallito il melting pot di stampo anglosassone, ma qual è il nostro modello? Qual è la via italiana all'integrazione, brutta parola, chiamiamola inserimento, all'incontro? Dobbiamo pur deciderci come società, qual è il nostro progetto sui 4-5 milioni di persone, esseri umani, che vivono in mezzo a noi. Velocemente, per percorrere le tappe della nostra paura. La prima paura, il primo brivido, l'Italia lo sente a luglio del 91, quando arrivano sulle coste della Puglia gli immigrati albanesi. Da quel momento nasce nell'opinione pubblica italiana questa specie di sindrome di invasione. Ci sentiamo invasi. In effetti, quelle immagini lì erano impressionanti. Quelle navi cariche di uomini e donne, giovani, che avevano attraversato il Mar Mediterraneo per arrivare da noi. E nello stesso periodo, è una coincidenza storica, non un giudizio politico,
si erano costituiti dei partiti politici che sull'immigrazione, su quella sindrome di invasione, hanno fatto le loro fortune elettorali. Il business elettorale, di cui parla Ilvo Diamanti, ma di cui parla anche Nadia Urbinato, di cui parla anche Alessandro Dal Lago, il business elettorale data da quell'epoca lì. Cioè il fatto di utilizzare la leva immigrazione, la paura eventuale, potenziale o reale che sia dell'immigrazione per lucrare politicamente. La seconda fase della nostra paura è l'11 di settembre. Da un generico sindrome di invasione noi passiamo invece alla paura che l'altro, colui che arriva con un'altra religione segnatamente, ci porti la minaccia alla nostra identità. Sindrome da invasione, riflesso di Lepanto, lo possiamo chiamare, i vecchi riflessi di Lepanto, la famosa storica battaglia tra mondo occidentale e mondo islamico. L'11 di settembre introduce un paradigma nuovo, quello della identità culturale che passa attraverso l'identità religiosa. Un altro tema molto importante, che provoca frizione, che provoca paure, che provoca rigetto, che provoca pregiudizi, ma che è anche forse una risorsa e una possibilità. Io li accenno solo, magari li approfondiamo nel dibattito con le vostre domande. L'identità religiosa, in seguito anche a dei teorici di grande spessore come Samuel Huntington, uno di quei libri sempre citati, mai letti, mi piacerebbe sapere quanti l'hanno letto veramente dall'inizio alla fine, però tutti parlano ormai del Clash of Civilization, dello scontro delle civiltà, un tema che ci terrà a lungo in discussione, in un dibattito serrato, culturale e politico, su quale scelte fare di fronte agli immigrati. E a coloro oggi che criticano i rumeni, vorrei ricordare che nel 2003 dei giornali, delle forze culturali e politiche hanno teorizzato di privilegiare gli immigrati dell'est, cristiani e bianchi, contro il pericolo degli immigrati musulmani che venivano dal Medio Oriente e dal Maghreb. Queste cose sono state non solo dette, ma scritte e teorizzate, perché si pensava che ci fosse un'affinità culturale, religiosa, identitaria maggiore e quindi che l'integrazione sarebbe stata più facile con questi rispetto a quelli del Medio Oriente. Uno dei fautori di questa teoria era il vostro ex arcivescovo, ma in seguito a lui anche parecchi zelanti politici hanno ripreso questa argomentazione. Come se l'Islam tutto fosse integralista, come se l'Islam tutto fosse fondamentalista, come se non ci fosse differenza tra Islam medio orientale, Islam del Maghreb, Islam del Pakistan, Islam dell'Afghanistan, tutto in una, direbbe D'Alema, amalgama non riuscito, per un'altra cosa ancora più complicata. La terza fase della nostra paura è il paradigma della sicurezza, e termino con questo, il paradigma della sicurezza. Qualche teorico dell'estrema sinistra dice che il paradigma della sicurezza è stato inventato in realtà dal centro-sinistra col governo Amato. In realtà il paradigma della sicurezza nasce prima del governo Amato, nasce proprio durante quella campagna elettorale lì. Viene il problema della sicurezza, sul quale poi ci sarebbero tante cose da dire, sulla macchina della paura, di cui parla Alessandro Dal Lago, su quella teoria tutta mass mediatica della costruzione sociale del nemico, che avviene attraverso la radio, la televisione, i giornali, attraverso l'esaltazione di alcune notizie piuttosto che di altre. Il paradigma della sicurezza, da non confondere col paradigma della legalità. Io, secondo me, il paradigma della legalità lo dobbiamo assumere. Cioè, chiunque dica che dobbiamo vivere in un mondo anarchico,
dove le regole, le norme non esistono e non vanno rispettate, dice una cosa che ci rimanda a una società prepolitica. Sarebbe troppo lungo sviluppare il discorso, però il discrimine è proprio questo tra società civile e società prepolitica dell'uomo contro l'uomo, dove la violenza pervade tutte le relazioni e tutti sono minacciati perché tutti possono sempre trovare uno più forte di loro che li minaccia. Ma il paradigma della legalità, ossia di uno spazio di diritti e di doveri che rende possibile la convivenza civile, deve essere assunto come una nota positiva, perché fonda lo Stato, perché fonda la democrazia. Ma altro è il paradigma della sicurezza, perché il paradigma della sicurezza, velocemente vado concludendo, introduce, almeno da quello che stiamo vedendo adesso, l'elemento della separatezza. Il paradigma della sicurezza introduce l'elemento della separatezza tra noi e loro, ma in un modo così violento e brutale e netto da rendere gli altri dei residenti senza diritti, come li chiama Alessandro Dal Lago, non persone, delle non persone, dei residenti senza diritti. Laddove invece una comprensione più allargata della nozione di cittadinanza vorrebbe i cittadini che hanno il passaporto italiano, ma c'è poi una cittadinanza allargata che discende dal fatto che le persone sono portatrici di diritti inalienabili, che non dipendono dalla maggioranza, ma che sono connaturati al loro essere persona, semplicemente, in quanto tale sono portatori di diritti. E la stessa Corte di Cassazione ha sempre interpretato l'articolo 3 della nostra Costituzione in un senso molto estensivo, nel senso che i diritti appartengono ai cittadini di passaporto, ma anche a coloro che vivono regolarmente in un paese, anche se non vivono regolarmente, comunque sono persone con dei diritti inalienabili, connaturati. Soprattutto la seconda parte dell'articolo 3, dove si dice che è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli e così via dicendo. Quindi il paradigma della sicurezza introduce un elemento di separatezza, noi e loro, classi diverse, diritto penale quasi diverso, con delle pene aggiuntive rispetto a quelle previste per tutti gli altri cittadini, eccetera, eccetera. Possiamo moltiplicare i casi in cui il principio di separatezza rientra in questa distinzione tra noi e loro. Il paradigma della sicurezza confonde problemi sociali con problemi di ordine pubblico. Non dobbiamo e non possiamo confondere problemi sociali che hanno bisogno di risposte sociali con problemi di ordine pubblico che hanno giustamente bisogno di mezzi di ordine pubblico e pubblico. Quando noi confondiamo questi due tipi di problemi, corriamo il rischio che il barbone, solo per il fatto di essere barbone, diventa delinquente. Ho vissuto con un grande prefetto, lavorato con un grande prefetto a Roma, che parlava, faceva la distinzione, secondo me molto azzeccata, tra insofferenza e insicurezza. Il barbone che beve birra Peroni in un giardino e bivacca lì può provocare insofferenza ai ben pensanti, ma se non fa niente, se non rompe la bottiglia e minaccia chi passa, non è un elemento di insicurezza. Quindi attenzione a non confondere i registri sociali con i registri di ordine pubblico. E infine, il paradigma della sicurezza crea le condizioni per la guerra tra poveri. Oppone i poveri italiani con i poveri emigrati. I diritti dei poveri italiani con i diritti dei poveri emigrati. E la politica fa in questo modo ciò che non dovrebbe fare, perché il ruolo preciso della politica è quello di riportare ad armonica convergenza gli interessi contrapposti esistenti all'interno di un territorio. Questo è il ruolo della politica, la vera, la buona politica, con la P maiuscola. Il paradigma della sicurezza invece introduce come compito della politica di creare la guerra tra poveri, aprendo la pancia
dei poveri italiani, facendo uscire dalla pancia tutto quello che di nauseabondo può uscire quando viene stuzzicato, vengono stuzzicati gli impulsi più retrivi che albergano in ciascuno di noi. Se queste sono le nostre paure, con queste tre declinazioni che ho solo in modo così velocemente detto, siamo quindi in una situazione estremamente a rischio, estremamente pericoloso. Io non so se è vero, come dice Famiglia Cristiana, che ci stiamo avviando verso le leggi razziali. Bisogna sempre stare molto attenti a fare paragoni storici. C'è una unicità dei fatti storici che, diciamo, impone di non fare paragoni, così storici di questo tipo. Ma una cosa è sicura: noi stiamo andando verso un regime di separazione dei diritti, di separazione dei trattamenti penali, dei trattamenti civili, una separazione dei trattamenti sociali, nella pensione, nel ricongiungimento familiare e così via dicendo. E questo non lo possiamo permettercelo per la memoria storica del nostro paese, per la civiltà giuridica di questo paese, che offre sotto questo punto di vista materia a riflettere, e soprattutto per la Costituzione italiana finché sarà vigente. E l'ultima cosa che dico, per le radici cristiane così tanto sbandierate, ai difensori della vita che difendono quelle misure di separatezza, io vorrei chiedere: la vita è solo l'embrione o il morente terminale, o sono anche le persone di mezzo, quelle già nate, che non hanno il diritto alla vita, alla salute e alla loro dignità? Ecco, questo è il vero dilemma che ci poniamo. Dico quella delle Pumarole perché, insomma, come avrete capito, non sono né di Verona né di Bolzano, come di solito si suole dire dalle mie parti. Io sono napoletano e ho avuto anche la fortuna di fare il mestiere di questura a Salerno per 2 anni e mezzo. Peraltro poi con il dirigente del commissariato della zona centro, che è qui da poco, il dottor Rossi, che è con noi, che all'epoca in cui ero dirigente della questura di Salerno era stato nominato da me dirigente del commissariato di Battipaglia. Un altro di questi posti infernali per il problema dell'immigrazione e del lavoro nero in Italia, perché dovete sapere che c'è una frazione del comune di Eboli, no, Rossi, se non mi sbaglio, che si chiama San Nicola Varco, che è una specie di terra di nessuno, in cui c'erano, ma penso che ci siano ancora, in strutture industriali abbandonate da tempo, situazioni di riparo, di rifugio, di migliaia di operai che per gran parte dell'anno lavoravano al nero nelle floride campagne locali. Vi sto parlando peraltro di una situazione che è speculare a quella del casertano, che sarà maggiormente agli onori delle cronache grazie alle denunce di Saviano, quindi a romanzi come Gomorra e a tutto quello che si dice su Casal dei Principi, insomma sulla terra di lavoro di quella che un tempo era la Campania Felix. Qui siamo in una situazione speculare, però tutto sommato apprezzata come maggiormente positiva, pure se avrete modo di visitarla, è molto più ordinata, precisa, pulita di quanto non sia quella più a nord, in quest'Italia meridionale fatta a macchia di leopardo. Il dramma per noi, un dramma sicuramente ancora più colossale di quello che abbiamo vissuto a Verona, nel nord-est, è quello di confrontarci con masse enormi, numericamente molto forti, di immigrati
che una volta per l'appunto bloccati non saremmo neanche riusciti a gestire, per cui sempre con le forze che potevamo destinare a questo compito abbiamo operato sia più che altro sui datori di lavoro, cioè specialmente poi in un campo di cui vi potrebbe parlare a lungo, ma sarebbe argomento di una serata intera, poi di truffe che questi datori di lavoro facevano e fanno all'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, perché in pratica mostravano di assumere alle loro dipendenze familiari, amici, compiacenti, ai quali affidavano anche dei contributi e quindi delle pensioni per un lavoro che poi invece veniva fatto al nero da una serie di poveri operai provenienti dalle parti più disparate del mondo. Ricordo anche io dei servizi che sono stati dedicati da un settimanale al problema della raccolta del pomodoro nel Foggiano in situazioni del tavoliere delle Puglie. Francamente, insomma, si tratta sicuramente di macchie bianche, cioè macchie bianche in questo nostro territorio in cui è difficile per le forze dell'ordine arrivare, perché è come confrontarsi in un terreno non proprio, come insomma vivere il rapporto di lavoro come poteva essere il lavoro di una forza di polizia coloniale in un'Africa fine 800, inizi 900. Quindi c'è il problema di non avere un indirizzo, di non avere una condivisione né da parte di chi è vessato e che ovviamente non ti sogna assolutamente di chiedere il tuo aiuto, perché inevitabilmente incapperebbe nella tua obbligatorietà da agente di polizia a denunciarne lo status di clandestino e quindi a portarlo via da quella situazione, né tantomeno nessuna volontà da parte del cittadino, anche del vicino di quel cittadino che sfrutta quella situazione di lavoro, a denunciarla come tale. Quindi sicuramente questa del lavoro nero nel sud e in alcune zone di questo sud è uno dei grandi problemi sui quali ci dobbiamo interrogare, su cui ci dobbiamo confrontare, che sicuramente non è stato risolto, se lo è stato soltanto in parte. Per quanto riguarda la domanda che mi ha fatto, che mi è stata fatta sul caso di Famiglia Cristiana, insomma, le dico con molta franchezza che noi siamo dei tecnici, quindi applichiamo le leggi che il popolo italiano intende darsi. Il giorno in cui queste leggi saranno completamente contrastanti con quelli che possono essere i nostri principi morali, potremmo anche, nel momento in cui ci fosse una divaricazione assoluta fra quella che il giuramento che abbiamo fatto, che è un giuramento che abbiamo fatto allo Stato italiano, alla Repubblica italiana, non al governo italiano, è ovvio che ci troveremmo in una difficoltà tale che ci potrebbe anche indurre a dare le dimissioni e ad andarci in pensione, almeno per me che lo posso fare, che c'è ormai l'età per farlo. Mi auguro che questo momento però non avvenga, perché a tutti quanti noi fa molto piacere fare questo tipo di lavoro, perché per la gran parte l'abbiamo scelto per la possibilità di poter ben lavorare in delle situazioni da dentro. Io per esempio, quando ero ragazzo, avrei preferito fare come lavoro fra i tanti quello dell'avvocato, perché anche a scuola, in classe, insomma, mi piaceva sempre prendere le parti di qualcuno più debole. Poi mi sono ritrovato a fare il poliziotto per caso, molto per caso, perché è stato il primo concorso che all'epoca ho vinto, e quindi man mano facendo questa attività ho detto quasi quasi posso maggiormente essere utile
a chi è debole, a chi ha subito qualche cosa, più di quanto invece non lo debba fare il mio amico avvocato, che magari sarà costretto pure a difendere un cialtrone o un delinquente, e il suo compito professionale, quello lo paga e quindi deve farlo per forza. Io invece no, posso effettivamente tentare di discernere fra buoni e cattivi, per cui francamente assolutamente nessun disagio. Lei stesso mi ha parlato poi di una sentenza che si deve aspettare, quindi comunque c'è qualcuno che crede in una sentenza che stabilirà se ha ragione o se ha torto, per cui finché ci sarà fiducia in un tribunale io penso che possiamo continuare a poter vivere in questo mondo, per quanto sia sempre più difficile. Che cosa cambia con il reato di immigrazione clandestina? Dal punto di vista giuridico, molto. Dal punto di vista pratico, secondo me, poco. Dal punto di vista giuridico, noi avevamo una incongruenza tra, questa è un'incongruenza sottile, però giuridica, però e poi alla fine sostanziale, nel senso che noi riuscivamo a privare della loro libertà dei cittadini che non avevano commesso nessun reato. Li detenevamo a fini di identificazione, però di fatto le loro condizioni di soggiorno erano, in certi casi, qualcuno dice nella maggior parte dei casi, qualcuno dice in tutti i casi, peggiori di coloro che sono in carcere, che comunque il regime carcerario assicurava loro determinati diritti chiari, ben definiti, eccetera, eccetera. Adesso l'ingresso nel territorio italiano è considerato reato. Si può discutere, e noi l'abbiamo messo in discussione, e il Partito Democratico e tutte le opposizioni, compreso l'UDC, l'ha messo in discussione per un principio, diciamo, di umanità. Come si fa a rendere reato penale una condizione esistenziale? E poi per tante altre motivazioni. Adesso non è più reato penale, c'è una sanzione amministrativa con tutte le difficoltà del caso per comminare questa sanzione, soprattutto avere gli effetti di applicazione per delle persone dall'identità estremamente fluida, senza indirizzo fisso, con possibilità per lo Stato di rivalersi in caso di non adempimento pressoché scarse, insomma, una di quelle misure tipiche della politica, secondo me, portata avanti dalla Lega. Ma non lo dico io, lo dicono loro stessi, quando poi, scendendo dagli scranni, li si incontra a mensa piuttosto che al bar e così via dicendo. Loro hanno una strategia molto efficace. Mettono in campo delle misure che hanno un potere simbolico molto forte sul loro elettorato. Non importa poi se concretamente questa misura risolve il problema che ponevano, ma passa l'idea, nell'immaginario simbolico del loro elettore, nella bocciofila delle valli piuttosto che nel bar sport del quartiere, che simbolicamente loro sono a Roma coloro che difendono gli interessi del territorio, gli interessi degli italiani. Sotto questo punto di vista, a loro basta questo, e basta, come dire, che il premio mediatico che loro traggono da questo tam-tam che loro mettono in moto. Se no, altrimenti non si capisce come un Cotta possa diventare oggi il protagonista di tutti i nostri talk show televisivi. Cioè, l'argomentare giuridico e parlamentare di Cotta, uno lo mette in difficoltà in 3 minuti, in commissione piuttosto che in aula.
però è diventato il protagonista assoluto di tutti i nostri talk show televisivi, perché sono misure che colpiscono l'immaginario simbolico. E a loro basta questo, perché poi il momento è venuto, vanno a riscuotere, e riscuotono bene a quanto pare, no? Sotto questo punto di vista. Quindi è una di queste misure che però complicherà, renderà la vita anche agli operatori, perché è di difficile realizzazione. Vado veloce perché vedo già i primi sbadigli. Perché non parlo io per la dichiarazione di voto? Devo dire, sul PD si può dire un sacco di cose, anzi se volete un giorno passiamo una serata divertente a parlarne. E, nel senso, anche lo sbarramento, eccetera, eccetera. Io non è che ho dato il mio cervello all'ammasso, sono parlamentare del PD, ma grazie a Dio c'ho ancora il mio cervello. E quindi, però, su un punto, sull'immigrazione, tutto si può dire del segretario del PD, almeno su questo. Non solo ha avuto una parola, ma questa parola è anche un po' di sinistra. Cioè, su questo forse è uno dei punti in cui davvero alcuni dei suoi migliori interventi in questi ultimi mesi, almeno quelli che ho sentito, li ha fatti sul tema dell'immigrazione. E devo dire che su questo c'è stata una battaglia, potete andare a leggere i resoconti stenografici della Camera, che sono pubblici, quindi potete smentirmi o no, per rendervi conto quale tipo di battaglia abbiamo portato avanti, non solo Colombo, ma anche Roberto Zaccaria, ma anche Colombo, ma anche tanti altri, anche insospettabili, no? Sui temi dell'immigrazione e su alcuni principi che toccano la Costituzione italiana, l'uguaglianza tra i cittadini, penso che lì c'è una battaglia che è stata fatta e che va continuo. Noi stiamo aspettando con ansia l'arrivo alla Camera del decreto sicurezza, perché su questo, almeno su questo, spero che il partito troverà il modo di farsi sentire. Certo, mi ha destato una certa impressione vedere Franceschini andare a manifestare a San Gallicano all'ambulatorio degli immigrati, ecco, che ha ottenuto anche questo effetto, ecco, di far uscire dal suo understatement un Franceschini. Però ecco, su questo penso che c'è una battaglia intelligente da fare, e laddove la forza dei numeri non ci daranno ragione, grazie a Dio c'è ancora la Costituzione, c'è la Corte Costituzionale, alcune norme veramente stridono, e siamo al secondo sbadiglio, alcune norme stridono con la Carta Costituzionale e vari pronunciamenti della Cassazione che sull'articolo 3, ma anche su altri articoli, sul diritto alla salute, eccetera, eccetera, potremo assistere a delle battaglie giuridiche importanti. Perché non intervengo io? No, sono intervenuto qualche volta, ma il lavoro in Parlamento è molto parcellizzato. Ciascuno interviene per i temi della commissione a cui appartiene. Io appartengo alla Commissione delle politiche comunitarie e su questo intervengo. Su altri temi, ecco, interviene Marina Sereni, eccetera, eccetera. Questo è quello che passa il convento, non ci posso fare niente. Il ruolo dell'informazione, ma il ruolo dell'informazione è fondamentale, perché noi siamo una società dell'informazione. Io non so se solo il tema dell'immigrazione è trattato male, noi abbiamo un giornalismo completamente sbagliato. Abbiamo avuto qualche settimana fa un dibattito di 2 giorni sulla politica estera italiana, quindi missione all'estero, la politica estera del nostro paese, quindi un punto importante. Ma voi pensate che tutti i giornalisti che lavorano a Montecitorio erano interessati a questo? In quel momento, dopo 2 giorni di dibattito sulle grandi scelte di politica estera, tutte le domande che facevano a chi usciva era su Villari. Questo per dirvi la pochezza, la cecità culturale, a volte anche il cinismo del nostro giornalismo.
loro dicono, beh, noi serviamo al popolo quello che vuole. E quindi è un po' il serpente che si morde la coda. C'è una domanda di informazione di un certo tipo, c'è stata un'alfabetizzazione televisiva del nostro popolo che è stata fatta in un certo modo, e quindi qui si può dire, ecco, c'è questo tipo di informazione perché c'è questa risposta, perché allora Gabanelli fa 14% quando passa in prime time? Ecco, è complicato secondo me. E sull'immigrazione, per esempio, ci sono veramente tanti giornali che dovrebbero farsi un mea culpa gigantesco sulla titolazione, sulla costruzione sociale del nemico. Ecco, questa è una tecnica che è studiata nelle comunicazioni di massa. C'è un modo per far sì che alcuni temi vengano e poi influenzano l'opinione pubblica. Su questo secondo me c'è poco da fare, bisognerebbe che noi, esiste questa teoria delle comunicazioni di massa che si chiama selezione espositiva, esposizione selettiva alle notizie, noi dobbiamo ritrovare una cittadinanza comunicativa che non abbiamo. Non, sull'informazione e sulla comunicazione non abbiamo cittadinanza. Siamo ancora sudditi, nonostante il telecomando, nonostante l'allargamento dei bouquet di offerta televisiva, rimaniamo ancora degli utenti poco attivi e poco selettivi, per pigrizia, per comodità, per conformismo, insomma non è qua il modo. Però ecco, non premiamo quei programmi che sogniamo di avere nel servizio pubblico, invece per pigrizia e per conformismo finiamo sempre per premiare quei programmi che, per cui si dicono in Rai, beh, questo va bene, per cui lo incoraggiamo. Infine, termino con questo, quali misure normative per favorire l'integrazione? Vasto programma, avrebbe detto De Gaulle, a un giornalista che si presentò. A lui gli ha detto «Je veux changer le monde», era il nuovo direttore di Le Monde, che si dice «Je veux changer le monde», gli ha detto De Gaulle, «Vasto programma, monsieur». E quindi è come questa domanda sulle misure normative per favorire l'integrazione. A grandi flash, noi dobbiamo diventare una società in grado di fare mediazione sociale e culturale. Mediazione sociale sui territori. Laddove sono i conflitti dobbiamo mettere in atto una capacità di fare mediazione. Che cos'è la mediazione sociale? È l'ultima frontiera della sicurezza in Europa. La mediazione è la capacità di mettere intorno a un tavolo soggetti portatori di interessi divergenti che stanno su un territorio. Ed è un metodo che è stato applicato anche in Italia, a San Salvario piuttosto che all'Esquilino a Roma. Questa capacità di mediazione sociale dove stranieri, residenti, commercianti intorno a un problema sono in grado di mettersi intorno a un tavolo e trovare delle soluzioni condivise. E poi dobbiamo diventare una società capace di fare mediazioni culturali. Continuiamo a vivere come una società monoculturale laddove invece siamo diventati una società multiculturale. E anche il nostro linguaggio, il nostro approccio ai problemi, il modo che abbiamo di designare gli altri, risente ancora di una cultura graniticamente monoculturale, laddove invece avremo bisogno di essere pluriculturale. E mi ha fatto piacere sapere che nella Polizia di Stato ci sono delle questure che fanno corsi di mediatori culturali per i poliziotti allo sportello. E non è sociologia, come direbbe qualcuno, la sinistra risolve tutto con la sociologia delle buone anime, ma una società che ha 4 milioni di persone provenienti da 180 e più nazioni non può non fare mediazione culturale. Dobbiamo conferire protagonismo alle associazioni degli immigrati come uno degli interlocutori attraverso i quali risolvere i conflitti laddove ci sono, ma anche pensare le coprogettualità territoriali. Sono una risorsa incredibile le associazioni degli immigrati, che noi ancora continuiamo a guardare con paternalismo,
sui quali continuiamo a buttare ogni tanto qualche soldino di progettualità, sempre controllata da noi però, noi dobbiamo avere il coraggio di dare a questa associazione protagonismo, soggettività, capacità di tirar fuori le risorse di cui sono capaci. Dobbiamo far capire al nostro popolo che l'integrazione ha un costo e questo costo lo dobbiamo pagare. Curare un clandestino all'ospedale lo facciamo per lui, perché è un suo diritto inalienabile, ma lo facciamo anche per le politiche di sanità pubblica. Cioè, l'integrazione ha un costo. Una società sicura è una società giusta, che include. La società che mette ai margini fette intere di popolazione è una società che crea le premesse per la sua insicurezza. E infine, lavoriamo per le seconde e le terze generazioni. Ci sono ormai tantissimi ragazzi nati in Italia o arrivati in Italia molto giovani che non hanno la cittadinanza italiana, che noi teniamo in un limbo giuridico fino all'età di 18 anni, con il rischio che questi possano diventare clandestini nell'unico paese che hanno sempre conosciuto, di cui parlano la lingua, di cui hanno frequentato le scuole. Questo limbo giuridico, se noi non lo affrontiamo passando subito allo Ius Soli, come sono passate altre nazioni europee, noi andiamo incontro a un'implosione sociale delle nostre città, delle nostre periferie, perché la rabbia e la frustrazione che cova in quei ragazzi non promette niente di buono. Volevo dire solo una cosa, sempre relativa all'intervento di Famiglia Cristiana. E quando faccio incontri del genere cito sempre due versi di due canzoni, non sono filosofi o chissà chi. Una è di André, quando si parla dei pregiudizi sui nomadi, sugli zingari, no? La di André diceva sempre che forse è vero che gli zingari rubano, ma almeno non lo fanno tramite banche, e questo credo che sia una bella massima. E l'altra frase che invece io cito sempre è una frase di De Gregori, che in una canzone, fra l'altro riferita a un ladro che inseguiva sempre un suo amico ciclista, lui dice che cercava giustizia e invece trovò la legge. Ecco, io credo che al di là di quello che ha detto il questore, condivido pienamente, con molte più speranze del questore, anche perché a me manca molto più alla pensione, quindi spero che le cose possano andare in un certo modo. Io credo che in realtà da parte di tutti noi poliziotti ci sia la speranza di poter applicare la giustizia ancora prima che la legge. Applicare la giustizia ancora prima della legge vuol dire che di fronte a due clandestini, come si leggeva prima in qualche passo, io possa vedere dai calli sulle mani se è un clandestino da espellere o un clandestino invece da non espellere, o come è successo altre volte in cui ho visto anche colleghi che hanno arrestato una persona perché aveva rubato un pezzo di mortadella in un supermercato e il giorno dopo la direttissima, quando è stato rimesso in libertà, gli hanno dato 20 euro perché si potesse almeno per un giorno non rubare la mortadella ma comprarsela. Insomma, questo credo che possa essere un piccolo gesto che serve per applicare la giustizia prima ancora che la legge. La questione del sociale sull'immigrata, secondo me, va inquadrata tutta nella crisi che globalmente la società italiana, le scelte economiche, le scelte sul lavoro, le scelte sulle pensioni sono state fatte che vanno verso un indebolimento di un impianto di welfare sociale che ha visto l'Europa e l'Italia all'avanguardia rispetto a scelte anglosassone di un altro tipo. E questo ci deve far riflettere, perché noi lo vediamo adesso sugli immigrati, ma è tutto l'impianto del welfare sociale italiano costruito nel dopoguerra, consolidato grazie alle lotte delle donne e degli uomini, degli operai, eccetera, eccetera. Tutto questo impianto oggi ha subito dei colpi che sono stati mortali. Manca solo che mettano in discussione l'obbligo scolastico e di fatto, facendo mancare le risorse alla scuola, è come se questo diritto sostanziale fosse svuotato,
manca solo che mettano in discussione il sistema sanitario nazionale, ma tutto il resto, dalle pensioni alle protezioni in caso di malattie, eccetera, eccetera, un sistema che ha avuto dei suoi difetti di funzionamento che vanno corretti, no? Perché qualcuno magari si è infilato nelle maglie di questo sistema e ci ha lucrato indebitamente, ma c'è uno, come dire, un continuo smantellamento di questo welfare proprio nel momento in cui la crisi economica finanziaria ci sta dicendo che uno dei motivi della tenuta dell'Europa rispetto agli Stati Uniti e ad altri contesti è proprio il fatto di aver avuto questo grande impianto di protezione. Ora, qualcuno vorrebbe non solo smantellarlo per gli italiani, ma negarlo del tutto per gli immigrati. Quindi la universalità dell'estensione dei diritti di cui parlavamo e che tutte le sentenze della Cassazione stanno qui a sottolineare è messo in discussione. Ecco perché dicevo di non creare conflitti tra interessi degli stranieri e interessi degli immigrati. Bisogna allargare lo spettro dei diritti e delle garanzie, perché se si allargano per il disoccupato italiano, si allargheranno anche per gli immigrati e non ci sarà motivo per fare la guerra tra poveri. Beh, concludo velocemente. Sensibilità rispetto a potere. Purtroppo nelle nostre scuole non ci insegnano la sensibilità, fra l'altro credo che nelle scuole di polizia dovremmo assumere poeti o altri, ma nessuno è in grado di insegnare la sensibilità. E quello che però possiamo fare, e che cerchiamo di fare, chi ha piccole possibilità di insegnare ai propri poliziotti, eccetera, è sicuramente il rispetto, perché credo che ci debba essere in ogni nostra azione, nei confronti di chi ci troviamo di fronte perché deve essere espulso, perché deve essere arrestato, eccetera. Ancora prima ovviamente del potere, e soprattutto il rispetto nei confronti di quelle persone che gli altri o il mondo intero ci fa considerare come inferiori, come diversi, no? Il famoso altro di cui parlavamo prima, insomma. Io, un mio amico, quando eravamo molto piccoli, 15-16 anni, quando si inizia a parlare anche di altro oltre che di calcio, mi diceva sempre: guarda, se tu togli gli omosessuali, quelli di colore e gli zingari, io sono tollerante. È facile, però così. E allora io credo che l'insegnamento che ci deve essere, soprattutto con tutte le persone che lavorano con noi, tra di noi, eccetera, sia il rispetto soprattutto per quelle persone che tutto il mondo vorrebbe farci considerare diverse o addirittura inferiori rispetto a noi. Insomma, è difficile, perché tanti interventi fatti da noi poliziotti sono effettivamente tanti interventi fatti spesso su cittadini extracomunitari, e quindi se uno non ha quel minimo di sensibilità o comunque quel minimo di ragionamento, è facile arrivare all'equazione che extracomunitario uguale delinquente. Bisogna ricordarsi che tantissimi di quegli interventi sono fatti soprattutto su cittadini irregolari, perché i cittadini regolari hanno una bassissima percentuale di delinquenza, e quindi partire da qui per insegnare ad avere più rispetto nei confronti di tutti. Grazie. Grazie.